prima di presentarvi in maniera ufficiale con il suo brevissimo curriculum, per far cominciare subito l'avventura scenica, il professor Dottor, voglio presentarlo un po' a modo mio. Vorrei dirvi che c'era un bambino che faceva il pastorello a Volturino ed era di famiglia povera, così povera, l'ho detto io, altrimenti non l'avrei saputo, che anche quando c'era la neve, talvolta non c'era la possibilità di andare in giro con le scarpe. Ebbene, quel bambino, arrivato all'età delle scuole medie, ha mostrato una particolare propensione per la lingua francese, tanto da correggere le correzioni della professoressa. E quel bambino è diventato professore di letteratura francese e alla Sorbona di Parigi, quindi lui insegna letteratura francese ai francesi. E per l'onore per la nostra terra, sicuramente. Adesso vi dico la parte un po' ufficiale del curriculum. Giovanni Dottori è poeta di lingua italiana e francese, originario, come ho detto, di Volturino, in provincia di Foggia, è professore emerito di letteratura francese, docente di francofonia ai Cours des Civils de Session Française della Sorbonne, la prestigiosa Università di Parigi. È anche professore emerito di lingua e letteratura francese presso l'Università Aldo Moro di Bari. È ufficiale della Legion d'Honneur e commendatore dell'Ordre de Palma Académique. È autore di diversi dialoghi teatrali con poeti, personaggi storici, santi e di un dialogo anche con l'Angelo Custode. Ha raccolto la sua produzione poetica in 5 volumi, è stato invitato ai più importanti festival di poesie europee e del Mediterraneo. Le università di Messina, di Cagliari e quella polacca di Stettino hanno organizzato congressi internazionali sulla sua poesia. Compositore Étienne Champollion è uno dei compositori più promettenti della musica francese contemporanea. Suona il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra e le percussioni, solista, accompagnatore e camerista, collabora con cantanti, orchestre, cori e poeti. Una grande consonanza estetica, poetica e musicale la unisce al professor Dottori, con il quale ha già realizzato lo spettacolo Poésie des Concerts, Giovanni Dottori. Inoltre ha composto le musiche per alcuni testi dello stesso poeta italiano e per la sua opera teatrale Il poeta e il destino. Infine, il Teatro dei Limoni è un'associazione culturale di Foggia che ha tra i propri obiettivi principali la promozione della cultura teatrale e cinematografica attraverso la realizzazione di spettacoli, seminari, corsi, manifestazioni, rassegne e stage, la produzione e la realizzazione di film finalizzati alla valorizzazione delle risorse artistiche e tecniche del territorio, la formazione di figure professionali. Fondato nel 2001, il sodalizio servale della presenza stabile di Roberto Galano, che ne è il direttore artistico, di Leonardo Losandio, di Giuseppe Lascio e di Antonio Catapano. La compagnia, che è stata finalista in importanti festival teatrali nazionali, dal 2007 ha residenza artistica nell'omonimo Teatro dei Limoni, uno spazio indipendente di 70 posti situato nel cuore della città di Foggia. Prima di entrare nel vivo della lettura, do la parola all'autore. Buonasera a tutti, sarò brevissimo, anche perché, come normale che accada, un po' di emozione mi prende. Vorrei prima di tutto ringraziare il rettore Francesco Di Leo, grazie con tutto il cuore di aver accettato questa mia umile proposta, ringraziare l'arcivescovo D'Ambrosio di essere presente, il dottor Stefano Campanella che avete appena ascoltato, senza del quale sarebbe stato impossibile realizzare questa impresa, perché un'impresa, anche se teatrale, è. Sin dall'inizio mi ha dato fiducia e quindi piano piano poi si è costruita questa piccola cattedrale. Ma devo ringraziare in particolar modo anche e soprattutto coloro che hanno creduto nel progetto e quindi hanno sponsorizzato il progetto. Prima di tutto l'ingegner Michele Vinci, presidente della MASBEC, che è qui presente, è venuto a Bella Costa da Bari e lo ringrazio veramente con tutto il cuore. Poi la gioielleria Cedro di Fasano di Puglia, saluto il suo presidente, responsabile Leonardo Cedro, e
le arti grafiche di Alberobello Aga. E veniamo in due minuti, due battute a questo testo. Perché io ho scritto questo dialogo e quale significato? L'ho scritto perché sin da bambino mia madre, che assomigliava molto alla madre di Paolo, sia fisicamente sia sul piano concettuale e culturale, e mi parlava sempre di questo padre Pio, perché per me era un mito. Sulle montagne del Subappennino Lao si vedeva appena San Giovanni Rotondo, quindi rimaneva in me questo personaggio straordinario che non ho mai avuto modo di incontrare, ma che nella mia vita ho incontrato tante volte come se fosse realmente accaduto, a tal punto che in questo dialogo, che è un dialogo un po' all'antica, un tempo la letteratura si dipanava soprattutto per dialoghi, poi un po' si è persa questa abitudine, dal 600 in avanti ho tentato di riprenderla anche con altri personaggi, soprattutto con dei poeti anche di 800 anni fa, defunti naturalmente, però parlo con loro come se fossero vivi, e questo mi ha dato anche la possibilità di far conoscere ai miei studenti la poesia di un tempo. L'ho scritto nel centenario delle Stimmate, 1818, ho scritto nel 2018, a Parigi nell'estate scorsa, e nel cinquantenario della morte di Padre Pio, quindi 68, 2018. Stasera, grazie a Stefano Campanella e al rettore, noi diamo questo dialogo nel ventesimo anniversario della beatificazione. Io ho cercato di riassumere in questo dialogo, in cui sono personaggio anche io, un po' il pensiero, la teologia di Padre Pio. Io ritengo che Padre Pio non sia solo quello che noi tutti conosciamo, ma anche un grande teologo e un grande filosofo dello spazio euro-mediterraneo. Non posso dire un cambio, ma se un giorno faremo un convegno potremmo dirlo. Quindi è immedesimabile nel suo linguaggio, che è un linguaggio semplice, povero, ma che è andato dritto alla questione. Non era facile, ho cercato, vedrete se è vero. Quindi un po' un dialogo dall'antica, dicevo, trasformando Padre Pio in un mio amico, un amico con cui parliamo dei problemi suoi, dei miei, della nostra civiltà, del nostro tempo. Ringrazio poi la compagnia teatrale Teatro dei Limoni, che ha accettato questa mia proposta, e soprattutto anche Etienne Champollion, che ormai è musicista molto legato a me, facciamo tante cose insieme in giro per l'Europa, c'è una fiducia reciproca, ci siamo conosciuti 5-6 anni fa per caso in uno spettacolo a Parigi, e di là è nata la scintilla, come accade nella vita, una scintilla poi produce un fuoco. Grazie. Non era previsto il mio intervento, però anch'io ci tenevo ad esprimere dei ringraziamenti, soprattutto al dottor Gottoli per questa bella opportunità. E niente, intervengo semplicemente per dire grazie a quanti sono intervenuti, a quanti sono presenti qui quest'oggi, in particolar modo a Monsignor D'Ambrosio, e volevo semplicemente, viste le tante circostanze che ci vedono qui radunati, volevo semplicemente dedicare a Monsignor Castoro questa serata.
che del mattino si annuncia. Laggiù il mare color rosa e il sole che fuoriesce appena dall'acqua. Capelli al vento, gli alberi dolcemente ondeggiano, quasi in atteggiamento di preghiera. Il mio animo si invola sulla rotta delle stelle. Chi sarà mai quell'uomo in abito strambo? Forse un saio unto dal tempo? Ammiro il ritmo del suo lento incedere. Ehi, signore, buon mattino. Come mai da queste parti a quest'ora? Tutti dormono, la terra stessa riposa e il mare si è appena svegliato, accarezzato dal fratello sole. Buongiorno a te, fratello mio. Che fortuna incontrarti. Stavo tutto preso nei miei pensieri e il mio solo compagno era il mio pastore. Ma chi sei? Un frate? E dove vai? Ti vedo tanto stanco di andare. Fratello mio, prima di tutto, come ti chiami? Il mio nome è Giovanni, ma da bambino mi chiamavano Antonio, come il nonno paterno. E che fai qui? Ammiro il mondo e la sua bellezza. Mi affascinano la natura, l'ordine del creato, la rotta che mi porta fino al cielo. Che animo gentile hai. Da dove vieni? Sono nato in un piccolo paese tra Puglia e Molise. Si chiama Volturino, sui Monti Dami, allungato sulla montagna a rimirare il cielo. Un giorno sono partito per leggere le cose della vita e offrire la mia agli altri, per il bene del mondo. Ma è una meravigliosa coincidenza. Anch'io un giorno sono partito dal mio piccolo villaggio verso il mondo. Da dove sei partito? E come si chiama il tuo villaggio? Si chiama Pietrelcina, in provincia di Benevento. Un giorno Gesù mi ha chiamato. Ero spaventato. Lui mi ha detto: vai, il mondo ti aspetta da secoli. Fatti guidare dal tuo cuore, semi in ogni luogo solo speranza e amore. Gesù ti ha chiamato. E com'è? Lo hai proprio visto? Com'è il figlio di Dio? Era bello come il sole di questa mattina, dolce, sorridente, attento a tutto. Mi ha detto: caro amico, ti chiami Francesco, ma un giorno sarai Pio. E ancora più là, San Pio da Pietrelcina. Vai, scriviti, la gente ti aspetta. Tremavo tutto come una foglia. Padre, allora sei partito per fare cosa veramente? Quali programmi avevi? Giovanni, posso chiamarti così? Non avevo nessun programma. Mi sono solo detto: devo ascoltare la voce del padre di Gesù, suo figlio adorato. Ho studiato tanto, ho letto molti libri, ho cercato di capire il messaggio di Gesù, ho decifrato le sacre scritture, ho seguito i miei superiori, ho ascoltato tutte le voci, ho pregato a lungo e continuo a pregare ogni giorno. Ma allora che lavoro fai? Faccio il lavoro più bello che ci sia, quello di parlare con sorelle e fratelli, raccogliere i loro dolori, si fanno i miei nel profondo dell'animo e implorare Gesù di salvare questo mondo che sembra aver perso il senso del viaggio terreno che gli ci ha donato. Diventi sempre più misterioso, amico mio. Basta la voce per salvarlo. E come? Sei un santo, un taumaturgo, un mago? No, Giovanni. Mia madre, luce della mia rotta, mi ha aperto il sentiero delle stelle e mi ha detto: vai, figlio adorato. Il tuo incontro con Gesù è il regalo più bello. Seguilo sempre e ovunque. Ti aspetterò, pregando per te ogni giorno. Gesù esaudirà la mia parola. E così hai seguito il messaggio di tua madre. È meraviglioso. Sai che mia madre assomigliava un po' alla tua, contadina dolce e saggia pure lei. Sapeva appena leggere e scrivere, ma era unica nella lettura del mondo. Mi ha detto quasi le stesse parole di tua madre. Vai, figlio mio, segui la via della verità, impara di tutto, non lasciare mai la parola di Dio. Lui pensa a tutti noi, anche quando meno te lo aspetti. Sii sempre umile di fronte ai pericoli che affronterai. Giovanni mio, ho capito subito che qualcosa ci unisce. Abbiamo le stesse luci, abbiamo imparato ad ammirare il creato, gli alberi, le stelle, il sole, la luna e gli esseri tutti. Il nostro cuore palpita al primo stormire degli alberi, al canto degli uccelli intorno a noi, all'odore dei fiori nei campi, al cinguettio di un uccellino. Sì, è bellissimo tutto questo amare un albero e un fiore.
dialogare con tutti, accarezzare il cielo, sentire il profumo di una zolla di terra, essere incantato dal chip chip di un uccello. E poi non far nessuna differenza tra gli esseri di qualsiasi provenienza. Siamo tutti figli di Dio, di ogni paese e colore. Padre mio, amico mio, ma hai visto che sta succedendo? Quanti nostri fratelli sono respinti? Si ha paura di coloro che hanno bisogno di noi. In fondo, desiderano solo un po' d'acqua e un po' di pane e un sorriso di speranza in un futuro migliore. Chiedono di ascoltare la voce di Dio. Aiutiamoli con tutte le nostre forze. Siamo tutti noi, il loro pane e la loro stessa vita. Ah, quante afflizioni dobbiamo venire. Ci guidi la misericordia di Dio. E infatti, di chi è il mondo? La proprietà è proprio un dogma. Tutto è di tutti, cioè tutto è del Signore. Anche mia madre, come la tua diceva, ci penserà il Signore quando in tavola mancavano pane e acqua. E pane e acqua mai sono mancati e mai mancheranno. Fermiamoci un momento sotto questo olivo, albero del Creatore, simbolo di fiducia e pace nei cuori. Diciamo insieme una piccola preghiera. Oh, Gesù mio, Figlio di Dio, Signore degli alberi e delle stelle, compagno d'amore nella nostra vita terrena, dacci il tuo pane quotidiano, illumina i nostri cuori, allontana il male, concedi a noi la grazia della tua parola e lo splendore del tuo viso. Ti ringraziamo tutto quello che ci dai. Gloria a te e agli angeli del paradiso. Sia sempre vivo, non sia solo, che sia in contatto con la parola di Dio e che leghi il suo cuore buono. Il vostro dire mi apre alla speranza. Prego Gesù tutti i giorni. So che la sua parola mai meno mi verrà. Mi basta l'azzurro del cielo per sperare. Quell'altro signore chi è? Un amico tuo? L'ho appena conosciuto, si chiama Giovanni, come colui che ha battezzato Gesù. Ci siamo subito ritrovati sulla stessa rotta, abbiamo la stessa visione delle cose, abbiamo il cielo allo stesso modo. Che bello essere qui, ai piedi di questo albero del Signore. E stamattina è ancora più bello. Vedete che su quel ramo c'è un petto rosso? Sapete che lo conosco da tanto tempo e che ogni giorno gli parlo? Come? Tu parli con un petto rosso? E in quale lingua? E cosa vi dite? Quando si ama Dio, si parla con tutti, anche con le pietre, che sono esseri viventi pure loro. Parlo la lingua del creato, che tutti capiscono. Sapessi com'è contento di parlare con me il pettirosso su quel ramo lassù. Che meravigliosa lezione! Ma allora hai letto San Francesco, il suo cantico delle creature, il suo messaggio di difesa del mondo. Gli uccelli parlano per note musicali. Conoscono la musica più degli uomini. Ogni loro discorso è una sinfonia. Petirosso? Ehi? Bibi? Si chiama proprio così. Come va oggi? Hai pregato anche tu?
Che ha detto? Traduci per favore, il suo canto ci incuriosisce. Facile. Ha detto: buongiorno a voi. Stamattina ho pregato per te, amica mia. Gesù mi ha detto: bravissimo, fatti vedere più spesso. Il tuo canto è la voce dell'amore. Gli alberi, i fiori pregano con te. Prega sempre per la salvezza della natura. Questa donna ha ragione. Anch'io parlo con piante, uccelli. In coro mi rispondono: amiamo Gesù come nostro fratello. Aiutiamo gli uomini della terra. Padre Pio, questi discorsi toccano il mio cuore di poeta. Vorrei anch'io parlare con gli uccelli e con la natura tutta. Ma come si fa? Cosa devo studiare? Quale lingua? È una lingua dei segni. Nulla di particolare, Giovanni. Devi solo credere all'infinito, seguire il cammino della fede, bere l'acqua della speranza, accarezzare ogni essere, piante, mari, pietre, terra. Sì. Il mondo è una sinfonia. Basta che il tuo cuore sia in assonanza con la voce dell'universo. Non mi sentirò mai più solo. Seguirò il vostro consiglio. Prenderò anch'io un bastone e poche cose e per il mondo andrò a predicare la parola di Gesù, come pellegrino che da lontano va alla grotta della nascita del Figlio di Dio, dove ogni speranza si è fatta amore. Questa è una promessa solenne, eh? Non potrei più tornare indietro. Il patto con Dio può avere tormenti, dubbi, ma non si potrà mai scioglierlo. Dio è il nostro Padre amorevole. È con noi dalla nascita e nell'eternità, è presente in ogni momento, ci salva con infinita dolcezza, ci perdona ogni peccato, ci sorride dall'alto dei cieli. Anche nei momenti più bui ci segue e ci indica la rotta. Come parli bene, Padre Pio. Chi ti ha insegnato queste parole? Sono parole scolpite nel tempo. Basta poggiare l'orecchio su una foglia, un fiore, una pietra, un piccolo ramo, la voce di Dio risuonerà come fonte di luce. E noi, estasiati e felici di vivere, lo seguiremo mano nella mano come bimbi. Io devo andare. Il dovere mi chiama. A casa è tutto sotto sopra. Devo poi pregare e chiedere a Gesù una grazia. Gesù ti aiuterà. Chiamalo sempre, nella buona e nella cattiva sorte. E lui a condurre la nostra vita. Padre Pio, dietro la siepe c'è una chiesetta tra ginestre e gelsomini. L'ha voluta mio padre come voto per un miracolo ricevuto. È tornato vivo dalla guerra. Ora lotta contro tutte le guerre lassù in cielo. Spero che Gesù lo aiuti. Pregherò per la sua anima. So che ti ha lasciato da qualche anno il dolore inconsolabile. Sia fatta la pace del Signore. Purtroppo poco dopo mi ha lasciato anche mio fratello e poi anche mia madre, lasciandomi solo. Pregherò anche per la loro anima, affinché siano illuminati dalla luce del Padre, lassù in paradiso. Il cuore mai si stanca di amare. L'amore è il balsamo che tutto guarisce. Abbiamo fede che Gesù ci sosterrà sempre con la sua grazia. Thank you.
Senti che dolcezza del creato intorno a noi. Io percepisco la voce di un filo d'erba, il sibilo dell'acqua, il ronzio di un insetto. Pure loro parlano di Dio. Il ramo più alto di quell'albero sembra cercarlo, gargulo al vento come rondine sul mare. È un ulivo millenario, è lì dalla notte dei tempi. Forse ha conosciuto Ulisse in viaggio da queste parti alla ricerca della sua anima sulla rotta dell'amata casa. So per certo che Orazio, nel suo viaggio verso Brindisi, si è steso sotto le sue fronde per riposare e sognare, mentre il cielo tutto l'avvolgeva. Forse anche lui già pregava Gesù che verrà. Hai ragione, è proprio l'ulivo che ha conosciuto Ulisse e Orazio, viandante da queste parti, il più grande poeta dell'antichità. Facciamo una chiacchierata, eh? Avrà da dirci tanti segreti. Ulivo, amico mio, come va? Stai soffrendo molto quest'anno? È piovuto poco, non hai potuto creare riserve sufficienti, ma ti vediamo sorridente lo stesso. Ci insegni che la vita è un dono, come anche l'acqua benedetta del cielo. La tua anima è come quella mia, si consuma dal dolore e vive nella parola di Dio. Ah, Padre mio, che meraviglia ascoltarti. Parlare con te, io ti seguo da bambino. Al tuo paesello pregavi in una stalla, come Gesù. Curavi ogni pianta, davi a tutti qualcosa da mangiare, facevi con loro il giro tondo la sera, cantando salmi, preghiere, sotto il manto di stelle. Ulivo mio, ulivo nostro, ti ho chiamato fratello in un mio libro. Sei la pianta più vicina a Dio. Forse ne conosci i segreti e i misteri. Grazie di avermi chiamato fratello. Mi sento fratello di tutti gli uomini. Li seguo dalla sera al mattino. Gesù mi ha pregato di seguirli, di inginocchiarci insieme, di cantare le sue lodi, per respingere il male, sconfiggere il demonio. Il bene viene da tutto, anche dal male. Occorre guardare sempre la rotta delle stelle, l'orizzonte al mare, credere nella luce, chiamare Gesù ogni svolta quotidiana. Tu, caro ulivo, lo sai più di ogni essere. Sai soffrire, sai aspettare, rinasci dalle ceneri, sai vincere anche la morte. A tutti offri speranza e carità. Ulivo mio, sei forse l'albero di Gesù, la bandiera della sua parola. Non sono mai presuntuoso. È Gesù che mi dà la sua voce, con il sole ogni mattina, e io la dispenso sul suo mandato, con pazienza e virtù, prudenza e tolleranza, per salvare un'anima, qualunque anima, darei la mia stessa vita. Vedi quel bambino? Potrebbe essere Gesù in passaggio da queste parti. Gesù è in cielo, è dappertutto, nei nostri cuori e nel nostro corpo, è il nostro angelo custode che mai ci abbandona e veglia su di noi. Com'è bello quello che dici, Padre Dio. Non predica Gesù che dobbiamo amare i bambini, proteggere la loro innocenza e il loro sorriso, donare loro amore e solo amore, adorarli come con lui hanno fatto i re magi e i pastorelli tanto premurosi quando è apparso sulla terra in una gelida notte d'inverno. Tutto è amore. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alle tragedie. Preghiamo. Preghiamo sempre insieme. E offriamo carità a tutti, anche ai nostri nemici. Per Gesù non ci sono avversari. Ogni uomo, anche il più terribile, è nostro fratello. Con la parola di Dio possiamo trasformarlo in agnello. Padre mio, Padre Pio, cerco di seguire sempre questi tuoi consigli. Per me la più grande virtù è l'amore verso tutti, poveri, ricchi, potenti, malati, bimbi, donne, uomini d'ogni categoria. L'amore per gli altri è nutrimento della nostra anima. Il nostro modello deve sempre essere Gesù. Senza i segni della sua croce, nulla è possibile, tutto è vano come polvere al vento. Egli ci purifica con il suo sguardo, sì, ci santifica con il suo esempio, ci ripete a un istante che tutte le dolcezze e amore. Fratelli miei, io ne sono una prova. Quanti sacrifici, quante sofferenze nella pietra dura senza un filo d'acqua, eppure rigogliose sono le mie foglie. Allontano ogni forma di vanità,
accolgo umili e potenti sotto la mia fresca ombra ogni tentazione e vinta con la forza della mia musica. Prendono tutti alla gola, sono serpenti, terribili, sono rabbiose come il veleno, ma basta non cedere. Il momento brutto passerà e saremo più forti di prima. La parola di Gesù torna a serenità e l'anima in onda come goccia dal cielo caduta su di noi per salvarci in un baleno. La voce divina non parla in maniera astrusa, è chiara come sorgente alla roccia, ci indica dolci comandamenti. Ci invia azzurri cieli anche quando lassù tuonano le nubi. Se la voce di Dio è più forte, è segno che scaccia le tenebre. Sono fiero della vostra vita, di questo vostro ardore. Siete delle anime buone. Coltivate la vigna come nella notte dei tempi. Sapete che il frutto viene dal duro lavoro e seminate speranze e carità, luce della voce di Dio, parola del credo che arriva con luce. Avete ragione, sì, dobbiamo scacciare le tenebre, avere confidenza con Dio. Ah, se sapessi, padre, quanti dolori quassù in cima alla collina. Venti freddi vogliono portarmi via, cancellare il mio dialogo con il Signore, ostruire i porti di salvezza, allontanarmi dalle anime pie, come la vostra. Padre Pio, l'anima nostra senza esitazione vola a Gesù come fiore di verde prato. Conserva nel suo alveare il nettare per lontano andare, meditare, recitare salmi, avvicinarci con opere e fede alla preghiera che fonde dai nostri cuori. La preghiera è la via dolce e più sicura per ripudiare le malizie del demonio. Io vinco il demonio con il mio olio santo. Solo ungendo il mio tronco di qualche goccia, allontano l'ozio con l'argento delle mie foglie. Dico a tutti che sono fallaci le apparenze, che occorre dedicarsi all'impegno continuo. Guardatemi, amici miei, non sono nato qui per caso, mi ha portato il vento di Dio. Da piccolo virgulto sono diventato forte e al mondo dono pace e tenerezza, energia e forza della vita, salute e sorrisi, a volontà e poesia che all'anima va. Grazie, fratello mio Ulivo, che gioia vederti stormire, cantare lode al Signore, raccoglierti nei tuoi dolci là, dirti al cielo come spighe di grano, leggere le rotte del vento e pregare Gesù come amico, perché venga nel cuore di tutti gli uomini e allontani guerre, odi, cancelli i nostri peccati, chiami a raccolta sotto il manto della sua parola i profanatori del verbo. E quanti non sanno cosa sia il cuore. Sentirvi parlare mi dona gioia e desidero pregare dolcemente. Toccare il vivo amore, accendere la fiamma che distrugge ogni pena e sentire il desiderio celeste di volare, saziarmi di Gesù, godere della luce della sua fiamma che arde lungo la sua storia, come particelle di luce che il cuore inonda. Gesù ha detto: venite a me, amici della terra, non abbiate paura, non tacete di fronte al male, elargite la mia bontà come pane di libertà dello spirito. Allora vedrete la mia perfezione, che è solo semplicità, dedizione totale, orazione convinta, amore, amore e amore. La nostra anima implora solo luce. Grazie, Padre Dio. Sei anche tu il Padre nostro celeste. Sei la voce che viene da lontano. Mai ti inganni, mai hai un dubbio. Sei il nostro esempio di verità, il tuo soccorso e la nostra manna. Abbiamo fiducia in te come la madre l'ha nel figlio. Sì, Gesù è sorgente della vera vita, ci disseta con la sua acqua, ci appare nel deserto e nei boschi, tra le rocce terribili e le ferite di sangue. A lui soltanto chiediamo perdono per qualunque nostro peccato, anche quello più inconfessabile. Tutto possiamo rivelargli, sì, il suo perdono
e la nostra delizia. Quando prego, soffro pene mortali, non capisco più nulla, lotto con il demonio che vuole stringermi tra i suoi serpi. E cosa provo? Quello che provo è indicibile, impossibile a credersi. Un dolore atroce mi prende dappertutto. Le tenebre mi avvolgono, vedo le fiamme dell'inferno che lambiscono il mio corpo, mi consumo come suo ardente fuoco e grido forte: Padre, perché mi hai abbandonato? Dove sei? Torna alla tua umile creatura. Perché accade questo? Padre, non riesco a comprendere. La preghiera è dolcezza e non lotta. Sento un peso immenso che schiaccia il mio corpo come se pregassi in un sepolcro di morte. Tutti i peccati degli uomini si concentrano in me. A memoria di tante azioni terribili, sono solo con Gesù, mi sprona, mi accarezza. Eppure le grinfie del male sono lì, le tocco con mano, mi stringono i polsi, il cielo mi appare di bronzo, una mano di ferro è posata sulla mia testa, le mie ferite sono sempre aperte. Tremo tutto questo tuo racconto e provo un senso di paura, e se accadesse anche a me, avrei la forza di lottare come te. Ricordatelo sempre, Satana è un potente nemico. Ti sconvolge con tutte le sue armi, vale di essere vicini a Gesù, vuole allontanarmi dagli angeli e dal Padre. Usa tutte le lusinghe possibili per spaventarli, dall'impasto alla disperazione, e egli sa della nostra debolezza. Più conosci i disegni di Dio, più si accanisce. Che fare allora? Affidarsi alla umile e silente parola? Lottare non lasciando mai il sentiero retto e confidare nella madre di Gesù e nel suo materno braccio? Mai, mai, mai accedere, figlio mio, pur tra i dolori fortissimi. Più il dolore è grande, più si vince il demonio. Gesù ci consuma, insomma, ci mette alla prova e alla fine sarà il cantico della vittoria tra le braccia sue, come il bimbo impaurito che vede il viso della madre. Il demonio si scaglia contro, agisce da tigre ferita, ti percuote con sassi e bastoni, vuole succhiare il tuo sangue. E che succede? Sento una gioia inesprimibile. Nella sofferenza della lotta provo un malessere fisico, un rumore indiavolato, e intorno a me, nel mio corpo, scorre un fiume di fuoco. Eppure lontano sento il tintinnio della campanellina. Per librarmi al cielo nelle mani di Gesù, mio sommo salvatore. Parlami di questa terribile lotta fisica. Non potrai crederlo, eppure come su una ringa. Il demonio mi percuote, mi butta per terra, getta libri, sedie, mobili, oggetti della mia cella. Sono sul punto di cedere, di gridare a squarciagola, basta. Poi un angelo cherubino mi appare e mi dice con solenne voce: Padre Pio,
ringrazia Gesù di averti scelto. Sei l'eletto del dolore, nel dolore vivrai. La tua vita è il calvario di Cristo perché Egli ti prenda per mano. Gesù vuole che tu gli assomigli, come Egli sulla croce ha sofferto per tutti gli uomini della terra. Ma è un compito immane. Come puoi redimere tutti? Come puoi prendere su di te tutto questo dolore sparso per tutta la terra? In verità, ti rivelo che il mio angelo custode è accanto a me. Quando sto per soccombere, Gesù gli ordina di sollevarmi, di darmi un po' d'acqua pura e continuo a combattere. Come un soldato nella foresta scura, mi sento debole, quasi rotto al nulla e grido al Signore a tutta voce, salvami, che son per te. E che succede in questo momento di debolezza estrema? È il momento più bello della lotta. Gesù mi tende la sua tenera mano, mi offre la sua misericordia divina. Gesù ha voluto far di me un esempio di grazia e proporre ed esemplare a tutti i peccatori affinché non disperassero della loro salute. Più sudo freddo, più sento la sua voce. Allora il demonio strepita e ruggisce assiduamente intorno alla mia povera volontà e grido con tutte le mie forze, viva Gesù! Non c'è forse un po' di orgoglio in tutto questo? Non è un po' una sfida a Dio? No, no, Giovanni mio, nessun orgoglio, ma tanta timidezza, tanta paura nel mio cuore, il senso della fine che si avvicina, il timore forte che Dio non torni più nella mia anima. La sensazione che il demonio sia pronto a divorarmi. Padre, è capitato anche a me, ma solo in sogno, di lottare con Lucifero. Mi è apparso all'alba sull'orlo di un precipizio dove intendeva buttarmi per lì lasciarmi in agonia mortale, le membra slegate senza parola, nell'impossibilità di chiamare Gesù. E poi, che è accaduto? Una mano leggera mi ha preso mentre cadevo nell'abisso sottostante, mi ha spinto verso la luce. Mi sono sentito volare, come un passero al tramonto del sole volteggia intorno al campanile di una chiesa. Giovanni, figlio mio diletto, ma allora anche tu sei stato tentato dalle insidie del demonio maligno. Sei stato bravo a resistere. Vedrai, tornerà ancora più determinato. Chiama sempre la voce di Gesù, non ti lascerà mai, ma la sentirai solo all'ultimo momento. Quando starai per cadere nelle trappole del demonio, le prove cui ti sottoporrà sono tappe verso il cielo. Ammiro il tuo coraggio, la tua fede senza tentennamenti. Vorrei essere come te, respingere il male, resistere a ogni offesa, allontanare lo sconforto, vincere il furore di Satana. Il demonio nulla potrà fare contro la tua fede. Più avrai fede, più vincerai. Le tenebre della notte si dilegano con la luce degli occhi. Non potrai cedere alle suggestioni sataniche. La voce dall'alto risuona nei momenti inattesi, ti illumina, ti indica la terra del tuo lavoro, ti porta sul cammino del Salvatore. Sì. Ma, Padre Pio, anche tu hai paura, anche tu temi di cedere alla potenza del male. Figlio mio, gli empi disegni del diavolo hanno tante facce, ti indeboliscono all'improvviso. Eppure, la mano di Gesù e dei suoi angeli mi libera dalla miseria del peccato, scioglie i lacci dell'insediatore. La mia anima scende piano piano verso la bontà divina e tocco la vera felicità con l'anima mia in festa. La somma verità mi appare e adoro Gesù con tutto il mio essere. E allora com'è possibile che taluni insultino Gesù? Come mai lo offendono? Come mai lo respingono? Gesù perdona anche loro. Non sanno perché fanno. Quante volte, l'ultimo giorno, chiedono perdono a Gesù che tutto dimentica e li accoglie con sé nella regna dei cieli. Ma qualcuno parla di severità di Dio? Non dà l'ascolto a costoro che hanno avuto paura, preferendo precipitare nell'abisso. Gesù è sempre in attesa del figlio al prodigo. Seguiamo con gli esempi e la parola, la luce svelata del nostro essere, la salvezza agognata che Egli ci concede. Noi lo offendiamo ed Egli
non solo ci perdona, ma ci dona la via solenne delle lacrime e il fuoco dell'amore. La salvezza è nelle nostre mani, nell'agire quotidiano, la nostra stessa prova è frutto dell'infinita sapienza del Figlio di Dio. Preghiamo insieme, sotto l'ulivo. Grazie, fratelli miei, grazie del vostro solenne dialogo. Vi ho ascoltato con stupore e ho visto anch'io Gesù correre incontro a voi, con le braccia levate al cielo. Padre Pio, tutti quelli che ti amano e anche coloro che non ti amano parlano con sbigottimento dei tuoi miracoli. È proprio tutto vero. Quando prego, lotto con il demonio, vedo di tanto in tanto persone a me ignote e quante altre mi chiedono udienza, mi implorano forte di intercedere presso Gesù. Lo supplico per loro. Ed è proprio incredibile. Gesù mai ha lasciato inesaudite le loro suppliche. Mi ha sempre ascoltato, come il Padre ascolta il Figlio, nella totale fiducia che la luce verrà. E mi sai dire perché succede? Hai poteri soprannaturali? Sei un mago della vita? Non ridire questa parola che il Signore non ha fatto. Tutto è frutto della preghiera, il dialogo solitario con Gesù, che mi ha voluto mostrare il suo amore nel profondo dolore fisico. Vedi queste mie povere mani costantemente macchiate di sangue, proprio nel punto in cui Gesù venne crocifisso. Il demonio ha paura di questo sangue vivo. È per lui calice di sconfitta. Più mi tenta, più sanguino, più la mia voce giunge all'animo di chi a me si rivolge. E come spieghi tutto questo? Io raccomando a Gesù tutte le anime lontane e vicine che a me si volgono. Allontano solo quelli in cui si è invitato il male. E non fai nulla per salvarli? Proprio il contrario. Prego intensamente per loro, ma devo allontanarli, perché covano il male. Offenderei Gesù se li accogliessi. La mia tribolazione è la loro salvezza. La mia sofferenza è l'appello per la loro liberazione celeste. Vorrei tanto sentirti parlare di un miracolo. Non dovrei farlo. Ma so che il tuo animo è puro,
che Gesù ti ha scelto. So che conosci le prove della vita e che quindi sono in buone mani. Posso dunque parlarti? Ti prego, racconta. Una madre povera e incerta, ricca della sua sola fede in Dio, chiese ai frati del mio convento di avere un colloquio con me. Subito lo accordai per sentirla. Giunse poche ore dopo. Mi disse che il figlio aveva una grave malattia, non camminava. Era steso da anni su un giaciglio. Fiducioso nel suo futuro, le misi le mani sulla testa, pronunciai una piccola frase: Gesù, aiuta questa donna, la sua sola speranza è la tua parola. E che cosa accade? Sentii una voce dolcissima sussurrare al mio orecchio: il piccolo è già guarito. Questa donna lo troverai in cortile a giocare. E così fu, naturalmente. Ma si può dire che fu un miracolo. È stato il frutto della fede, della preghiera profonda, del dialogo con Gesù, della fiducia nella sua parola. E il profumo di rose di cui vi parlano, è vero che annunci la tua presenza con questo profumo? Sì, assomiglia al profumo di una rosa rossa, ma profumo di rosa non è. È l'odore della presenza di Gesù, giunto per salvare un'anima, ridare speranza e luce a chi lo ama e sempre lo amerà. Padre, la tua fede è di esempio anche per me. Io sono l'albero di Gesù, della pace e di ogni religione. Professo il dialogo tra le genti, annuncio al mondo che siamo tutti figli di Dio, lo stesso unico Dio, in cielo, in terra, in ogni luogo, qualunque nome gli uomini gli diano. Anche gli uccelli lo pensano allo stesso modo. Sulla rotta dei loro voli, la preghiera si presenta in tanti modi, ma è sempre il cuore che si mostra a Dio. Amici miei, siete ancora qui? Ma che cosa vi dite di così importante? Buona donna, continuiamo il dialogo con Gesù. Gli chiediamo di alleggerire le nostre pene, di accompagnarci nella salita del Calvario, di perdonare tutti i nostri peccati. Guardate quel bambino, i suoi occhi sono emanazione diretta di Gesù. Diceva: venite a me, quindi vi porterò sulla via della gioia, nell'amore per il mondo. Padre, per questo mi sento bambino, per questo ho scacciato i fantasmi. Ho forse incontrato Gesù anche quando non l'ho veduto. Era con me con tutto il suo amore. Sì, fratello Giovanni, Gesù è sempre la luce che ci illumina, pane del nostro corpo, meta del nostro cammino, salvezza del nostro martirio. Allora è vero che si è immolato per noi, che ha scelto la croce per salvare il mondo, che è morto e risuscitato dal sepolcro per portare la nostra croce. Gesù è sul viso di ogni essere umano. La sua crocifissione è stampata sul nostro volto. Al Golgota è sceso per noi. Nel cielo ha scritto amore. Allontaniamoci, diamoci la mano, seguiamo la rotta del suo andare. Sono pronto, padre mio. Anche io, amici miei. Io resto con le radici nella roccia, ma vi seguirò con la voce delle mie foglie e la forza del mio tronco. Ecco la nostra via, porta al mare e al cielo, al creato e al nostro cuore, alla salvezza che è soffio di vita. Nessun tuono ci fermerà e nessuna tentazione del demonio. Saliamo insieme su quella barca. Ci porterà in terra d'amore, dove Gesù semina la vita, la natura è silenzio divino, la buia notte si allontana. Padre mio, mi hai dato la forza di andare. Prediterò con te la luce della poesia di questo mondo a immagine di Gesù. Non avrò paura dei dolori, non temerò il demonio, lo vincerò con la preghiera, farò appello anche alla Madonna che tu tanto ami durante le tue meditazioni. La Madonna, sì, nostra cara mamma, patrona della riconciliazione, che intercede per noi presso il Figlio, simbolo di misericordia. Andiamo, fratello mio, la barca ci attende, la farà volare il vento di Gesù sulla rotta di questa terra. La nostra anima è pronta. Gesù la spinge lontano tra l'acqua del mare e il cielo azzurro. La nostra mente penserà solo a Lui. Saremo insieme, mano nella mano.
lassù, della terra e dei cieli. Madonna Celeste Santissima, la nostra vita vi affidiamo. Siamo nelle vostre sante mani durante il nostro lungo viaggio. Aiutate i poveri e i malati. Abbracciate tutti i derelitti. Ascoltate la voce di chi vi chiama. Accogliete ogni pellegrino. Siamo tutti migranti della terra. Donateci le delizie del cielo. Perdonateci per le mancanze. Vi affidiamo le nostre anime. Vi invochiamo protezione. Con gli uccelli e le piante e tutti gli esseri del creato. Domandiamo grazie d'amore per la nostra vita e per i peccatori. Gloria a Gesù e alla Madonna. Meravigliosa compagnia teatrale, grazie al nostro lettore, a Stefano, a tutti voi che avete avuto la pazienza di seguire una parola anche complessa, però profonda, e credo che torneremo a casa un po' più vicini a Dio. Grazie.